Grazie Magnifico, grazie a voi per questo invito, è un onore, un piacere, c'è il Presidente Mazzezzini di Uncia in Lombardia e condividiamo appieno quanto voi avete tracciato per le linee di lavoro dei prossimi anni, partite nel 2020 ma partiamo insieme subito, il 16 di febbraio possiamo partire, ecco, noi ci siamo. In quale contesto vi muovete? La Laudato Si che ha tracciato una linea del tutto nuova nel rapporto fra uomo e ambiente, i premi Nobel per l'economia del 2018 che hanno definito un rapporto fra geografia e ambiente, cambiamenti climatici, i dati OCSE che ci dicono che al 2050 il 95% della popolazione del mondo si concentrerà nelle aree urbane e allo stesso tempo i dati sui cambiamenti climatici evocati anche, che ci dicono che i nostri territori, le aree montane, alpine e appenniniche diventeranno luogo dove si potrà vivere e abitare in maniera diversa rispetto alle aree urbane, ma allo stesso tempo saranno luogo dove fare nuova impresa, fare nuova agricoltura, nuovo turismo, quali pilastri dello sviluppo. Essere il culla di una green economy che avevamo messo al centro di quel congresso che evocava Rummis poco fa. Non è il problema di come siamo vestiti, scusate se lo dico così, abbiamo tanti altri problemi da affrontare insieme e abbiamo tante altre sfide che insieme oggi possiamo sancire in un nuovo patto, l'ha detto il Presidente che ringrazio, in un accordo che UNCEM vuole fare, che insieme possiamo fare nello spingere avanti le vostre idee, i vostri progetti. C'è una nuova coscienza di territorio, vero Aldo, che sta crescendo sui territori. 10 anni fa nessuno immaginava che il FAI, l'hai detto prima, volesse avviare un percorso di questo tipo. Anche UNCEM forse 10 anni fa aveva altri percorsi in mente. E gli enti locali che rappresentano i 4.000 comuni montani italiani 10 anni fa erano oggetto di una spinta verso la chiusura, la loro limitazione e il loro abbandono. Anche amministrativo, non soltanto fisico, sociale, culturale, antropologico. Siamo in una fase nuova. Quello che dicevano stamattina i ministri, prima il Presidente della Repubblica, che ha un'attenzione fortissima su questi temi, lo ripete ogni 3 mesi, ci dà un messaggio nuovo, vero Tiziano, sulle aree montane. E allora noi con i ministri di ieri e di oggi abbiamo provato a costruire dei percorsi. La strategia nazionale area interna costruisce un percorso nuovo che investe 600 milioni di euro sulle aree montane di fondi regionali, europei, statali. La legge 158 sui piccoli comuni mette per la prima volta al centro nella storia della Repubblica i 5.000 comuni montani e non solo italiani, dicendo che quello è il tessuto connettivo del Paese, quella è la rete del Paese. Chiaro che a quelle azioni, alle leggi devono seguire i fatti. Non risolvono da solo, un articolato non risolve da soli i problemi. È chiaro che lì c'è in gioco la nostra capacità di essere, non solo come associazione, insieme a CAI e tutti gli altri soggetti dislivelli, di essere propulsivi di nuove idee, nuovi percorsi. Ve ne dico 3 anch'io. Il primo: se noi non costruiamo un rapporto con le grandi associazioni datoriali che rappresentano le imprese, nel dire ad esempio che quella CO2 che loro emettono nei nostri boschi gestiti e certificati si può stoccare e ha un valore anche da investire per contenere il bosco che invade il Prato Pascolo e oggi ha raggiunto 12 milioni di ettari in Italia, un terzo del paese. Facciamo un patto con le associazioni di categoria delle imprese nel dire che quel clima, quei pascoli, quel bosco è un valore anche per loro. Quell'acqua che noi stocchiamo garantiamo alla città come a New York che riconosce ogni anno 100 milioni di dollari affinché quell'acqua sia garantita. Noi solo in 3 regioni italiane oggi abbiamo un meccanismo di valorizzazione del servizio ecosistemico, si chiama così, per il quale riconosciamo alla montagna, le aree urbane e tutte le collettività riconoscono alla montagna una percentuale della tariffa idrica che noi cittadini tutti paghiamo affinché il territorio custodisca le fonti idriche, tuteli l'assetto idrogeologico, se ne è parlato molto stamattina. Dobbiamo rendere questi meccanismi di valorizzazione dei servizi ecosistemici stabili,
in parte anche monetizzabili nel senso buono e giusto, senza eccessivi mercanteggiamenti, certamente, non siamo qui a dire questo. Lo diciamo anche con le associazioni ambientaliste che hanno molto a cuore questi problemi e allo stesso tempo costruiscono insieme a noi un diritto allo sviluppo che quei territori devono avere. Secondo punto, sull'agricoltura. Noi possiamo avere in quegli alpeggi e non solo una nuova agricoltura stabile tutto l'anno dove le vacche lassù ci stanno tutto l'anno. Cavallero ce lo insegna, ce lo insegnano altri docenti universitari che su questo stanno montando insieme ai sindaci, insieme agli enti locali dei percorsi virtuosi. Ci sono arricchenti e generano nuove occasioni di impresa e nuove occasioni di reddito. Terzo punto è quello della fiscalità. Noi oggi abbiamo in Italia 200 comuni desertificati commercialmente, che non hanno né più un bar né un negozio. Sono 90, sono in Piemonte, io sono piemontese, le Valli di Lazio. 90 comuni che non hanno più un ancoraggio, dove non c'è più un luogo dove fare comunità, dove trovarsi, dove prendere un caffè, comprare il giornale, comprare frutta e verdura. È un trend che prosegue, ai noi, ed è in crescita il trend di chiusure. Fattura elettronica ha complicato, anche ci ha messo del suo, ecco, non ci facciamo mancare niente. Dobbiamo costruire però con quel governo, i ministri con cui che sono intervenuti anche, hanno mandato il loro messaggio, un percorso per cui differenziamo la fiscalità su queste aree, in cui rendiamo peculiare il fisco. Paghiamo oggi le stesse tasse, un bar in piazza San Babila a Milano paga le stesse imposte rispetto a un bar a Balme piuttosto che a Ceresole, piuttosto che a Santo Stefano di Sessano. Evidente che c'è una sperequazione che va colmata, assieme a tante altre sperequazioni, però questo è un tema, perché io oggi non riesco a sostenere quelle imprese che si insediano nel settore turistico, nel settore agricolo, e sono sempre di più. I contributi europei hanno anche aiutato ad andare in questa direzione, positivi. Non riesco a sostenerle senza un'attenzione stabile che contribuisca a differenziare le imposte per queste imprese. Queste imprese prendono 25, 30, 45 mila euro per insediarsi e poi rischiano di chiudere se non hanno un sostegno stabile, che non è in soldini cash che gli diamo nel fine luce, ma un sistema fiscale che insieme dobbiamo combattere affinché non sia omologato. La differenziazione delle norme è un tema caldissimo oggi in tutti i paesi europei, in tutti i paesi del mondo. Se non differenzi le norme e le opportunità fra aree montane e aree urbane, è ovvio che emergono i gilet jaunes piuttosto che altri fenomeni di marginalizzazione e anche di protesta e anche di ribellione. Allora, su questi tre punti possiamo lavorare. La strategia all'interno, dicevo, ha sancito una rottura rispetto al passato per cui avevamo l'assistenzialismo, un fondo montagna ad esempio che era importante ma che forse non aveva, nazionale, che forse non aveva garantito le opportunità di sviluppo e crescita per i territori. La strategia con un approccio culturale di barca dei governi che si sono succeduti, che ci hanno messo poi i soldini, ha permesso ai territori di dire guardate a quello che volete essere nel 2030 e nel 2050. Impostate un percorso attorno alla riorganizzazione dei servizi e allo sviluppo socio-economico. Riorganizzazione dei servizi vuol dire che la scuola non ne teniamo più se non servono 10 in 10 comuni. Forse non serve più quel modello lì, anzi io dico che non serve più. Serve un modello incentrato su scuole di valle, serve un modello sanitario incentrato su case della salute, sulle piazzole per le di soccorso che volano anche di notte e che portano nei poli ospedalieri del fondovalle. Non mi serve più un presidio sanitario lassù. Riorganizza i servizi, anche la posta aperta, con Poste abbiamo fatto un lavoro intenso dopo aver litigato furiosamente per anni, dicendogli non chiudete i servizi. Abbiamo provato a reimpostare i meccanismi, dicendo organizziamo insieme il trasporto di pacchi, visto che l'e-commerce continua a crescere, ma deve essere un e-commerce non solo in entrata sui territori, ma anche in uscita, in quella malga dove si produrrà Fontina piuttosto che altri prodotti, devo poterli portare via, ma ci deve essere un'attenzione di Poste o di altri operatori, di altre imprese su questi temi. Io credo che
Quando abbiamo lanciato lo slogan, uno dei tanti, anche FAI ne ha molti a cui cerca di dare corpo, di dare peso, di dare concretizzazione, noi ne abbiamo lanciato uno che era "Compra in valle e la montagna vivrà", banalissimo. Abbiamo la necessità di ribadirlo, se volete, insieme, perché in quel modello turistico che non funziona abbiamo anche tanti che pensano di andare lì per caso, passare oltre i paesi, non guardare in faccia a nessuno, portare il panino e la bottiglia d'acqua da casa, non so se sia Ferrarelle o altro, e non lasciare neanche un euro ai territori. Non lasciano niente. Su quel modello bisogna lavorare, perché bisogna cambiarlo. Qualcosina bisogna lasciare ai territori, chi ci va? Per spirito culturale prima ancora che economico, per spirito sociale. Io incontro i territori. Riconosco che lì c'è un bar che funziona e che è un presidio sociale, anche se arrivo da Milano, da Roma o dal centro di Torino. Abbiamo bisogno quindi insieme di fare un percorso su questo e su altro, e chiudo con due aspetti che mi stanno particolarmente a cuore, che riguardano un po' il nostro percorso anche di sistema, di futuro che gli enti locali provano a guidare. Intanto, nel ridefinire cosa sono oggi gli enti locali e i comuni, noi ci perdiamo troppo spesso in un dibattito che riguarda un po' le norme, un po' la burocrazia, un po' i livelli istituzionali, molto tecnico e poco pop. Noi invece oggi abbiamo bisogno di guardare a cosa l'ente locale, il comune piccolo o grande che sia, vuole essere nella capacità di essere in interazione con le imprese, in interazione col terzo settore, in una forte capacità di dire che non facciamo quattro carte d'identità o quattro delibere. I nostri comuni non possono più essere quella roba lì. Sono un soggetto propulsore di sviluppo che crede in un futuro, per cui immagina il suo futuro, in cui si fa anche aiutare e guardare dall'alto. Quando tu prima dicevi "noi portiamo queste cose con grande rispetto, però portiamo delle idee nuove", qui entra in gioco la capacità di mettere delle nuove opportunità sui territori che non sempre sarebbero in grado da sole. La strategia reinterna ha fatto anche questo. Ha guidato anche dei processi dall'alto per dire "forse è bene che percorri quella strada al posto che quell'altra". Questo è stato virtuoso e devo dire che a fronte di una iniziale diffidenza poi ci si è capiti, e io credo che sarà così anche per il vostro progetto. Ed è così anche per un altro grande fronte controverso, discusso, complicato, che è quello relativo, Camanni li chiama i nuovi montanari, alle persone nuove che arrivano, che siano giovani, laureati, nuove imprese, nuove famiglie che arrivano sui territori, che io ricevo mail per il nostro lavoro che facciamo sui borghi alpini, sulla rivitalizzazione, di gente che mi dice "voglio andare, mi trovate anche un posto", ma sì, complicato, non è una vita semplice, però bisogna costruirle dei meccanismi. E poi c'è tutto il tema legato a chi arriva dall'esterno, dalle Alpi che non sono un confine, non sono una barriera, ma sono luogo di transito. L'Italia è luogo di transito, e c'è un tema complicato e controverso che è quello dei migranti, dei richiedenti asilo, degli stranieri, dei non italiani, chiamiamoli come vogliamo, che possiamo guardare in tanti modi, ma noi guardiamo con una concretezza che deriva anche dal lavoro che i nostri sindaci e amministratori fanno sui loro territori, senza demagogia, senza retorica, però nel costruire dei percorsi. Quello che è successo negli ultimi anni, al di là dei colori politici, è che nei nostri territori si sono messi insieme dei meccanismi di accoglienza, integrazione, di scambio, di pianificazione comune, diversi da quelli delle aree urbane. Su questo siamo stati diversi ancora una volta. I Valser 800 anni fa colonizzarono le aree del Monte Rosa ed erano degli stranieri che sfruttavano le libertà, dicevamo prima con Alto. Montagna, terra di libertà, con i Valser che sono arrivati e hanno creato dei nuovi insediamenti là dove non c'erano, anche con dei conflitti. Poi la storia delle Alpi è storia di migrazioni, Annibale Salsa ce lo dice benissimo e io lo copio e provo a imparare. Però credo che in queste dinamiche nuove noi dobbiamo starci, nel costruire dei percorsi virtuosi, oltre ogni demagogia, ogni retorica di cui non se ne sente la necessità. La concretezza che voi insegnate, recuperate, mettete su mattoni, mettete su via, però gli ridate vita, portate persone, portate gente, dite ai 200.000, le vacche, ma dite anche ai 200.000 vostri soci: quello è il patrimonio comune, che è la nostra casa comune. E allora di lì io credo che insieme possiamo ripartire nel fare un lavoro che
è particolarmente intrigante e affascinante. Grazie.